È stato presentato ieri nel corso della rassegna I Caffè Artistico Letterari 2022, organizzati dal Circolo di Lettura dell'Aras insieme al Comune di Roccella Ionica, il libro di Mimmo Gangemi, Il Popolo di Mezzo. Sono intervenuti Ilario Amendoria e Vincenzo Staiano, che lo ricordiamo è direttore artistico del Festival Jazz di Roccella. La grande migrazione siciliana della fine dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento si rivolse verso il sud degli Stati Uniti, verso la Louisiana in particolare, e non verso il porto di New York, dove andavano in più, partendo da Napoli, da Genova o da Marsiglia anche. E perché è verosimile la famiglia siciliana? Perché se da un lato è una assoluta invenzione mia, è vero che ai siciliani capitava quello che viene narrato nel libro, l'impatto in un pregiudizio pesantissimo che sfociò spesso in linciaggi che la storia ha taciuto, perché specialmente nel secondo dopoguerra, dopo il piano Marshall, c'era un debito di riconoscenza nei confronti degli Stati Uniti che faceva sì che si tendesse a dimenticare questi soprusi terribili che ricevettero gli italiani in America, gli italiani che partivano illudendosi di abbracciare il sogno americano e che in realtà il più delle volte questo sogno non abbracciavano, tanto che impiegarono molte generazioni per abbracciare quello che credevano che avrebbero ottenuto subito. E il brano letto si riferisce in effetti all'ultima generazione di questa famiglia, perché io ho voluto andare ad Ellis Island, ma nell'occasione della precedente saga familiare, che era la signora dell'Ellis Island, prima di presentare le bozze alla Einaudi, per rendermi conto di persona su come funzionasse l'arrivo degli italiani in America. Ed in effetti sulla Fifth Avenue e a Times Square, che la via più elegante di New York, in molti negozi di particolare pregio io ho visto affisse le due bandiere, quella italiana e quella americana che era l'orgoglio della nuova appartenenza, perché erano italiani e erano americani di quarta, quinta, sesta generazione, ma c'era anche la bandiera italiana che rappresentava l'orgoglio delle origini e l'orgoglio di chi, partendo dalle condizioni umili di emigranti discriminati pesantemente, non è riuscito a tirarsi fuori. E oggi credo che si possa tranquillamente dire che gli italiani sono, è stata quella degli italiani la comunità che ha più in fretta ha guadagnato posizioni di prestigio negli Stati Uniti, ma l'impatto è stato terribile perché mancavano agli italiani le tre caratteristiche principali che i nativi, che poi nativi non erano, pretendevano da chi arrivava in America, il cosiddetto WAP, WAP, si pretendeva che fossero white, bianchi, anglosassoni, protestant e protestante. Noi non avevamo nessuno dei tre, questo era un motivo di grande discriminazione, assieme al fatto che l'italiano tendesse, specialmente il meridionale, a fare comunella con i neri, non, almeno a quei tempi non praticava il razzismo.